È pronto a parlarci di Pergo Crema Arezzo e Pro Patria Cremonese. Questa è una partita, Paolo, incredibile. Va in vantaggio la Pro Patria, sì, scusate, va in vantaggio l'Arezzo con Chianese. Dopo 12 minuti raddoppia poco dopo al 23esimo Erpen. Sembra finita e invece l'Arezzo oramai nella ripresa ne combina di cotte e di crude. Ma l'Arezzo ci ha abituato in questa seconda parte della stagione, ma vittorie quasi scontate, no? Parziali 2-0, 3-0 e rimonte incredibili. Qua addirittura sfiora il 3-0 sempre nel finale di primo tempo. La ripresa poi è incredibile perché qui intanto è bravo l'estremo difensore Amaranto. Oggi l'Arezzo in questa situazione vestiva la maglia bianca, ma insomma la maglia dell'Arezzo è Amaranto. E qua c'è il rigore che va a realizzare l'Enushi al 58esimo. Partita che si riapre, ma poco dopo, 7 minuti dopo, chi andrà a segnare ancora per l'Arezzo? Un nostro Grande giocatore secondo me. Qua c'è anche un po' l'errore del portiere del Pergo Crema. Comunque Fofana realizza il 3-1. che tra l'altro Partita finita. il primo gol stagionale per questo giocatore. Secondo te è partita finita È qua? impossibile. E invece no, perché come al solito l'Arezzo riapre il tutto al 66esimo, minuto dopo il gol di Ferrari. E guardate un po' voi, al 73esimo il gol di Gherardi. Tra l'altro l'Arezzo riesce poi a fare il 4-3 con Figliomeni e nel finale rischia tantissimo, Arezzo che era tra l'altro in 10 per l'espulsione di Laverone. Guarda che accade alla fine. Paolo. Sì, è stata una partita incredibile.